Ciao Alessio, tutto a posto? Buongiorno, sì, tutto bene, tutto bene. Allora, è stato un pareggio contro una squadra ben organizzata. È un Colleferro che nella prima parte ha giocato veramente bene, stava padrone del campo. Poi nella ripresa un po' la squadra è calata. Secondo te è dovuto alla lunga sospensione che c'è stato col Covid, insomma, dei regolamenti? Beh, sicuramente ha influito, perché stare tutto questo tempo fermi, soprattutto a livello di partite, è la domenica che è mancata e quindi un po' ne risenti. Per quanto riguarda la partita, abbiamo approcciato molto bene, come hai detto tu, abbiamo fatto un ottimo primo tempo contro una squadra, il Terracina è una squadra molto tattica che si chiude molto bene e non era facile trovare soprattutto il gol. Secondo tempo siamo calati un po', abbiamo subito un po' cercando qualche contropiede che purtroppo non siamo riusciti a concretizzare. Sei stato uno tra i migliori, uno dei nostri man of the match, che abbiamo visto spaziare in tutto il campo da regista, ma soprattutto abbiamo notato una buona intesa già con Odu, che comunque ha fatto un solo allenamento con la squadra e oggi ha fatto l'esordio. Che cosa ne pensi, insomma? Allora, sono contento sicuramente per l'esordio, è stata una buona partita secondo me da parte di tutti quanti. E Odu, beh, sicuramente è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e cerchiamo spesso lui perché è un giocatore bravo comunque nell'uno contro uno, quindi soprattutto nelle azioni offensive può fare la differenza. Però devo dire che con tutta la squadra c'è stata un'ottima intesa. Oggi abbiamo dimostrato, seppur a tratti, comunque un ottimo equilibrio e comunque delle ottime trame da gioco, ma quali sono secondo te i margini di miglioramento che può avere il gruppo squadra? I miglioramenti sicuramente sono tanti. Diciamo che non eravamo nemmeno al completo con alcuni ragazzi che hanno recuperato in extremis, quindi questa settimana abbiamo tempo per recuperare un po' tutti i pezzi. Abbiamo assistito comunque a un fatto singolare oggi durante la partita, al secondo tempo purtroppo Casazza ha avuto un grave infortunio, siamo stati fermi 15 minuti e l'arbitro però è riuscito a fischiare la fine della partita prima ancora del tempo regolamentare, senza dare comunque il recupero. Poi ci sono state tante discussioni, abbiamo visto tanti movimenti anche con i giocatori del Terracina, alla fine ha riconosciuto l'errore e vi ha concesso questi ultimi 5 minuti. Che cosa è successo con i ragazzi del Terracina? Insomma, che cosa vi siete detti? Innanzitutto dispiace per Casazza, spero che recuperi il più presto possibile. Per quanto riguarda l'arbitro, sì, è stato un fatto un po' strano che ci ha colto un po' di sorpresa, perché durante l'azione abbiamo sentito questi tre fischi e stavamo un po' tutti spiazzati perché in effetti sembrava un po' troppo presto. E siamo andati a protestare, diciamo lui era convinto di questa decisione, tanto che era anche rientrato, stava rientrando nel tunnel. E poi credo abbia capito insomma di aver commesso un errore, comunque già il fatto di averlo riconosciuto non è da tutti. Comunque abbiamo ripreso questi ultimi 5 minuti, credo, in una situazione un po' particolare. Va bene, grazie Alessio, buona giornata. Grazie a voi, grazie.